5.000 pannelli fissati a terra su un'area di 3 ettari lungo la strada provinciale 68 fra Palo del Colle e Mariotto. L'impianto, della potenza di circa 1 megawatt di picco, conferirà l'energia prodotta attraverso un cavidotto sotterraneo a una centrale Enel situata nei pressi del centro abitato di Palo. L'energia potrà soddisfare il fabbisogno di circa 450 famiglie. L'impianto fotovoltaico è sorto grazie a una joint venture privata fra Agroenergetica del gruppo Casillo, leader nella macinazione del grano, e Asco Energy del gruppo Asco Piave. La realizzazione tecnica è stata affidata a un gruppo leader nel settore, l'olandese Schoiten. Costo complessivo dell'impianto circa 4 milioni di euro. La Puglia è una delle regioni d'Italia in cui c'è un maggior irraggiamento, quindi maggiore quantità di sole significa parità di costi di investimenti, una maggiore, diciamo, produttività e quindi maggiore efficienza dell'impianto. Inoltre la Puglia è stata la prima regione che ha cercato di, come dire, facilitare, pur nella complessità, ma comunque di facilitare gli iter autorizzativi che servono per la realizzazione di questi impianti. In quanto tempo avete realizzato questi impianti? Allora, la realizzazione da un punto di vista fisico molto veloce, siamo partiti sostanzialmente a settembre e abbiamo connesso in rete al 30 di dicembre, quindi all'ultimo minuto. Da un punto di vista invece di preparazione delle autorizzazioni, dell'allaccio, di tutto ciò che è necessario, ci è voluto anche un anno. Avete intenzione di realizzarne altri nell'immediato? Ne abbiamo già in corso di realizzazione altri 4 impianti e in corso di autorizzazione altri impianti sempre qui in Puglia.